Buongiorno a tutti, ci troviamo a Cuggiono con il comandante della polizia locale Domenico Abrescia che ci ha portato a fare un sopralluogo sui nuovi interventi che sono stati fatti ad opera della polizia locale su richiesta dei cittadini del comune di Cuggiono per rendere più sicura e mettere in sicurezza la viabilità, i pedoni e tutti coloro che transitano di fronte alle scuole comunali. Possiamo vedere, comandante, ci può spiegare quali sono stati questi interventi? Sì, allora, innanzitutto l'amministrazione comunale ha voluto dare un punto fermo sulla sicurezza pedonale e ciclopedonale. Quando sono arrivato qui a gennaio dell'anno scorso, marzo dell'anno scorso, avevo trovato una situazione disastrosa. Non c'era la segnaletica orizzontale, la verticale era quasi inesistente. Mi hanno dato proprio un ordine tassativo che dovevo trovare una soluzione definitiva per quanto riguarda la sicurezza. Allora ci siamo inventati, tra virgolette, di mettere giù il defleco a partire dall'incrocio semaforico per tutto il tratto fino alla scuola media, come adesso poi vedremo nelle immagini. Poi tutta questa parte qua, la doppia curva, è stata fatta in modo da convogliare una sola uscita d'autovettura, in modo da non creare problematiche di incidenti stradali che avvenivano sempre qua, in questo passo dello stop. Ecco, vi ripeto, devo ringraziare veramente tantissimo sia il sindaco che gli assessori, sia Tresolli che anche di competenza, quindi Venar, che mi ha dato supporto proprio nell'acquisire i soldi necessari per poter realizzare tutto questo che vedete, che adesso vedremo insieme. Sono stati anche riposizionati tutti i stalli di sosta, esatto, a norma di legge, perché prima avevano una certa lunghezza, poi ovviamente sono cambiate le auto. Ecco, se vogliamo fare il giro vi faccio, certo, vedere come è stato fatto. Abbiamo posizionato anche uno stallo di sosta per gli invalidi adiacente alla scuola media, perché era mancante. Quindi abbiamo vicino alla piscina, ne abbiamo tre. E abbiamo fatto anche vicino alla scuola media e abbiamo fatto anche vicino alla scuola elementare di là. Quindi, come potete vedere, tutta l'area completamente rinnovata, risanata, tutto. Abbiamo visto che oltre alla segnaletica orizzontale completamente rinnovata in tutta l'area tra scuole elementari, medie e piscina, c'è anche stato una modifica, un cambiamento con la nuova segnaletica verticale. Sì. Per quanto riguarda la segnaletica verticale, stiamo già effettuando un sopralluogo in tutto il comune per verificare, quindi per fare un censimento veritiero, quindi concreto, di tutta la segnaletica verticale che verrà sostituita a partire da quest'anno. Abbiamo somme ingenti e quindi pensiamo di fare già quest'anno almeno l'80% di sostituzione. Questo è un passo in avanti, anche perché Cuggiono era proprio conciata male, proprio sinceramente, perché mancano specchi, manca la verticale, mancano gli stop, manca di tutto. E quest'anno riusciamo a recuperare quello che è stato fatto negli anni passati. Quindi grazie all'amministrazione che mi ha messo a disposizione parecchi soldi. Bene, abbiamo visto, venendo a trovarla, comandante, che anche gli uffici della polizia locale sono stati completamente rinnovati, devo dire anche molto belli dal punto di vista estetico. Sembrerò banale, però veramente devo ringraziare tantissimo il sindaco e il mio assessore Venar. Mi hanno proprio dato l'impressione di volermi molto bene. Io sono arrivato e ho trovato una situazione dell'ufficio veramente brutta, avevo vergogna a far entrare la gente, ho trovato mobili antichi, tutti rotti, sgasciati, tutti rotti. Ecco, grazie all'intervento del mio assessore, del sindaco, sono riuscito in poco tempo a sostituire tutto l'arredamento, non solo l'arredamento delle sedie e tutto quanto, ma anche il vestiario dei miei colleghi. Ecco, perché erano le mie divise, perché eravamo proprio acconciati male. Abbiamo dato proprio uno strappo al passato e adesso basta. I soldi sono arrivati, abbiamo investito un bel po' di capitale, abbiamo anche, adesso arriverà penso a breve, un'autovettura nuova di pacca, quindi abbiamo una sostituzione di un'altra autovettura. Stiamo cercando di portarci a galla, perché è stato 16 anni proprio di lasciare andare, proprio è stato lasciato andare tutto il comando, tutto. I colleghi adesso vanno a fare corsi di formazione, cioè io li sto cercando di creare da loro un ambiente bello, sacro, ma soprattutto sereno. Noi abbiamo bisogno di lavorare con serenità. Certo. I problemi ci sono, la gente si lamenta, ma è normale che si lamenti, perché sennò tanto va. Però se poi è costruttivo, il nostro lavoro è costruttivo, la gente ci vuole bene, viene a parlare, ci trova. Io per esempio su qualsiasi chiamata esco.
non c'ho problema, mi chiama la signora per il cane, mi chiama la signora, non lo dica comandante, no ma guarda, no, ma veramente non è, io esco su tutti gli interventi, le chiamate io esco. Va bene, ringraziamo il comandante Domenico Brescia della Polizia Locale di Cugiono, ringraziamo voi che ci avete seguito, Carla Rizzi, Corrieraltomilanese.com. Grazie a tutti.